Milano. E dopo Mirtilla, sempre dal Maxi Zoo di Certosa, abbiamo un nuovo amico a quattro zampe. Lui è Dylan e adesso proverà a fare la nostra caccia al tesoro. Vediamo un po'. Ok, se vuole venire qua, mi serve che tenga Dylan. Non può... Sì, anche perché non abbiamo niente di alternativo. Ok. Basta anche sotto il guinzaglio senza il guinzaglio, cioè basta la pettorina senza il guinzaglio. Tanto basta la maniglia. Abbiamo un momento di difficoltà perché ovviamente Dylan ha visto il cibo e il cibo ha priorità su tutto. Ok, si parte. Adesso io appoggerò il cibo qua per terra, quando lo appoggio, semplicemente quando mi allontano, cerca e molla la maniglia. Ok? Provi. Cerca. Bravo! Ok. Allora. Dire cerca è importante. E quando lo prova, bravo. Le due soluzioni alternative. Ma questo è legato solo al cibo. Eh? È legato solo al cibo. Beh, lei ha cominciato a fare gli algoritmi complessi o ho cominciato a fare l'aritmetica? Perfetto, anche in Canada bisogna cominciare con l'aritmetica, quindi cominciamo col cibo per terra per poi andare su cose molto più complesse che possono essere odori di qualsiasi genere. Però bisogna cominciare con qualcosa di semplice in modo che il cane sia anche attratto e abbia voglia di fare. Ok, quindi adesso ricapitoliamo, mi allontano, appoggio per terra, lei quando molla deve dire cerca e quando il cane mangia, bravo. Ok? Ok? Prego. Cerca. Bravo! Bravo! Ok, dai! Perfetto. Facciamo un pochettino più complesso, visto che lui ok, adesso abbiamo superato la prima fase, cioè Dylan ha capito che deve cercare il premio. Ora proviamo a renderglielo un pochino più complesso. Cosa succede? Vediamo cosa succede. Ah, buono. Ok. Il premio viene messo all'interno di un'unica cinesina, okay. Ma si fa credere al cane che possa essere stato messo in più di una. Bravo! Ma non riesce a prenderla. Ecco, raggiunta la ricompensa.